mistero. È vostra questa pasta? No, grazie. Scusi, signore, l'avete ordinato voi i rigatoni al pomodoro? No. L'avete chiesto voi i rigatoni? No, no. Ma insomma, chi ha ordinato i rigatoni? Sì, sì, è lui, il maestro, quello che prima mangia e poi scappa. Buonasera, buonasera maestro. Buonasera. Ha mangiato? Ha cenato? No, non avevano il salmone mantecato. E poi qui hanno una cucina troppo pesante, troppo condita. A me mi piacciono i ristoranti con una cucina più semplice e più genuina. Questo va bene, maestro. No, 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 questo è macrobiotico. È straniero? No, macrobiotico. Qui mangiano anche in piedi, tutta roba verde. Insalata verde, carote verdi, cetrioli verdi, sedani verdi. Poi, certe diarree. No, non è per me. Maestro, questo va bene. No, no, per carità. Ma neanche questo? No, no, non mi ha soddisfatto. E poi ci sono stato solo 3 mesi fa, troppo presto, non mi riconoscerebbero. Meno male che a Roma ci sono 5.612 fra ristoranti, trattorie, tavole calde. Io ne ho fatti un... Vediamo, Dunque, ne ho fatte 331. Ne rimangono... A voi a magnà, 5.281. A 2 ristoranti al giorno fanno più di 8 anni. Pensa che fortuna. E dopo 8 anni si può ricominciare da capo. A rotazione. Questo fa per me. Sì, sì, questo è proprio bello. Buonasera. Oh! Che succede? Maestro. E noi? Sia gentile, ci invidi a tutte e due. Ma ora mi metto pure a invitare. Via. Ma noi abbiamo fame. Ci facci mangiare. Abbiamo fame. Ci inviti, maestro. Ma vestiti così? Ma via. Abbiate pazienza, questi hanno occhio. E poi, come vi invito? Io non pago mica il conto. Io mangio, bevo e poi... Faccio il vento. Lo facciamo in 3 il vento. Sì. Facciamo il ciclone, il diluvio. Basta che mangiamo. Vestiti così. Andiamo. Maestro, ti conviene invitarci? Non posso. Sono i vestiti. Ma ci aggiustiamo, no? Se dava una pettinata, una lavata. Va bene, via. Facciamo una cosa casual, eh? Levati il maglione, te dai la giacca a lui. Veloci, veloci. Te girati la maglietta. Metti davanti e dietro, eh? Beh, veloci, veloci. Fate schifo. No, ci si può andare in questo ristorante, via. Bisogna trovarne un altro. Ecco, l'ho trovato. Mi è venuto in mente. Non è un ristorante di lusso, di prima classe, intendiamoci. Però c'ha una cucina semplice, genuina, pulito. Proprio quello che ci vuole, eh? Venite con me. Sì.
tavolo sempre vicino alla porta. No. Per tre? Perché siamo pochi. Contegno? No. Sì, è tavolo per tre. No, niente pane, grazie. I signori gradiscono? E cosa prendete? Un chilo di spaghetti. A me come lui, un chilo di pasta asciutta. Ci faccia due belle tagliatelle abbondanti. Per me no, io personalmente salto il primo. Mi andrebbe un turno di Rossini. Si potrebbe avere. Se può fare. E anche voi turno di Rossini? Ci dia tutto quello che c'è in cucina, porti, porti. Sì, sì, io pure, come lui, uguale. Sono giovane, scherzano. Ci porti un po' di tutto, insomma. Ho capito, faccio io. Come volete la pasta? E subito. Mettete la mano sulla coscienza, il formaggio, l'olio, il burro. Sì, molto condimento. Senz'altro. Oh, senti, oh, oh. È un po' di signorilità, no, non ve ne fate accorgere. Un pochino di educazione, bene. Che si parla così al padrone, che gli si dà del tu. Egli, senta, ma manca molto? 2 o 3 minuti è tempo della cottura. No, perché andiamo un po' di fretta, ecco. Ho capito, è meglio che state zitti, eh. Buonasera. Buonasera, Attilio. Buonasera. Buonasera, Attilio. Buonasera. Oh, Oste, quanto manca? Vamos, vamos.